Come hanno detto Rosanna e Monica, purtroppo in questo paese abbiamo abbastanza problemi di natura sociale, però io partirei dall'articolo 3 della Costituzione italiana, perché dall'articolo 3, essendo un articolo, un principio fondamentale, un articolo fondamentale della Costituzione italiana. Tutti i cittadini, recita l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini devono avere pari dignità sociale. Io credo che attualmente c'è una forte disparità sociale. Forte disparità sociale, appunto, come dicevano Monica e Rosanna, passa sicuramente dalla mancanza di lavoro e sicuramente anche da chi il lavoro per diritto non mi riferisco ai disabili, perché dovrebbe funzionare che in ogni concorso pubblico, per esempio, ma anche nelle società private, ci dovrebbe essere una quota di assunzioni per i disabili, ma così non è. Per cui l'articolo 3 della Costituzione italiana non viene assolutamente rispettato, ma qui si aprirebbe un tema grandissimo, e presumo che nessun articolo della Costituzione venga rispettato a partire dal numero 1. Però va bene. E quindi dicevo che queste tematiche dei giovani e dei disabili in genere, degli anziani, possono essere sicuramente introdotte in un contesto più ampio come concetto, cioè quello della famiglia. La famiglia che ancora oggi, nonostante la crisi economica, nonostante la crisi di identità, la crisi di valore, è sicuramente oggetto di attenzione particolare, in che senso? Che ancora oggi, nonostante appunto queste problematiche, costituisce il nucleo fondamentale affinché tutti i cittadini, tutti, attingono dalla propria famiglia dei veri valori, che possono essere l'onestà, la trasparenza, la condivisione di problemi, di gioie, c'è tutto ciò che ci forma finalmente agli adulti, e fuori discussione che il primo passo lo si attinge dal proprio nucleo familiare. Quindi la famiglia può essere sicuramente vista come un piccolo mondo dalla quale si iniziano a percorrere i primi passi verso nel mondo della società. Per cui, se le basi all'interno della famiglia sono sane, è fuori discussione che usciranno fuori dei soggetti sani. Però la famiglia, appunto, come dicevo prima, nonostante la crisi economica, la crisi di valori, è praticamente, per usare un termine forte, è sotto attacco in che senso? Da parte delle istituzioni in genere e delle istituzioni locali, dove veramente non c'è più nessun tipo di sostegno, quando secondo me, ma secondo noi di Muoviamo Tulsi, sarebbe il primo, se non proprio il primo, ma comunque tra i primi problemi da affrontare, perché arginare un contesto sociale negativo e quindi di conseguenza bloccare le criticità che ci sono all'interno delle famiglie, credo che sia fondamentale, perché da qui si parte, appunto, come diceva anche Rosanna, la devianza. E la devianza, sia ben chiaro, credo che non sia soltanto la devianza giovanile quindi di conseguenza poi sfocia nella tossicodipendenza, nell'alcolismo, nel gioco d'azzardo e tutto quanto è questo. Questo non va a toccare solo esclusivamente il giovane. Io credo che qui dentro chi conosce un po', che sicuramente la conosciamo tutti la realtà di Tulsi, e credo che tutti conosciamo qualcuno che ha questo problema del gioco d'azzardo, cioè nel senso che
o si gioca alle slot machine o si gioca sul Superenalotto e quant'altro, quello che in teoria, quello che si dice sempre, tentare la fortuna per sbarcare lunari, per risolvere i problemi della criticità che c'è, cioè la disoccupazione in primis sicuramente. Ecco, quindi bisogna partire da questi punti fondamentali, cercare di arginare proprio la problematica sociale e quindi il contesto negativo che c'è all'interno di ogni singola famiglia, ma è quindi di conseguenza della comunità, perché la comunità è, con parla di tutti, ma in genere di ogni singolo paese, deve essere vista come una famiglia allargata. Perché io credo che proprio dal nome dell'evento Uniamo Tutti sia fondamentale l'unione tra di noi, cioè io se so che c'è una persona che è in difficoltà, dobbiamo cercare, dobbiamo trovare di nuovo un po' di umanità che abbiamo perso. Io credo che veramente non bisogna girarsi dall'altro lato, perché siamo di fronte a delle situazioni veramente al limite, se non abbiamo anche già superato il limite della decenza, nel senso che non è possibile vedere gente che si rovina da questo punto di vista. Ovviamente chi deve farsi carico di queste situazioni, oltre al buonsenso, oltre alla solidarietà che ogni singolo cittadino di fronte a conoscenze di problemi del genere, è chiaro che non deve girarsi dall'altra parte, ma io credo che sia fondamentale il rapporto che c'è tra i cittadini e l'amministrazione. Poi l'altro giorno, per puro caso, ascoltavo un discorso di fine anno di Pertini, e credo personalmente, questa è una considerazione personale, credo sia stato il vero e unico forse presidente della Repubblica Italiana, dove lui esordiva così all'inizio del discorso: non è il presidente della Repubblica che vi parla, ma è il capo della famiglia italiana. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che la politica deve, con le azioni, ma non solo con le parole, con gli atti che è possibile fare, sopperire alle mancanze che ci sono. Dico soltanto, ci dico questo: un'amministrazione comunale deve comportarsi veramente come un buon padre di famiglia affinché possa arginare questi disagi sociali, ripeto, disagi che partono dalla disoccupazione e finendo a quello che abbiamo detto del gioco d'azzardo e altro. Quindi, che cosa può fare un amico, o meglio, diciamo, un'amministrazione comunale deve essere veramente come un padre di famiglia, cercare di farsi carico dei problemi, dei componenti della famiglia, in questo caso i cittadini, di tutti i cittadini, non singolarmente del cittadino, ma di tutti quanti, perché più o meno tutti quanti hanno dei problemi. Noi ad esempio vi muoviamo tutti come proposte a queste problematiche della famiglia, sicuramente pensiamo di poter mettere in campo, anche se obiettivamente qualcosa già questa amministrazione, comunque l'amministrazione comunale di Tursi, c'è forse un po' troppo a leggere la carta dei servizi che c'è nel comune di Tursi, credo che non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema, perché è troppo bella quella carta dei servizi, ma a quanto pare non funziona proprio al 100%. Ad esempio, stilare, possono sembrare delle situazioni, come dire, perché poi è chiaro che queste situazioni vanno a intaccare un po' anche l'orgoglio, la dignità di ogni singola persona, cioè di quelli che sono veramente in gravi difficoltà economiche e che la maggior parte di queste persone non chiede neanche, non va neanche al comune a chiedere un minimo di aiuto quando probabilmente è nel loro diritto, ma non lo fanno semplicemente perché
hanno la dignità, e l'orgoglio di non piegarsi a certe logiche personali, cioè se le logiche non vogliono far vedere che stanno male, e quindi ma anche non piegarsi a certe logiche clientelari che esistono, perché per quanto ne sapevo succedono ancora, questo non lo so, alcuni servizi erogati da alcuni russi che per far fronte appunto alle crisi delle famiglie vengono erogati a persone che probabilmente non ne hanno bisogno. Questo è, se fosse vero, è veramente qualcosa di grave, perché uno per una questione proprio di moralità di chi riceve questi aiuti quando non dovrebbe, quanto non dovrebbe toccarli, ma proprio perché si vanno a togliere risorse a coloro che hanno una reale necessità. Quindi che cosa, per contrastare anche questi fenomeni, che è sempre difficile contrastarli, perché chi un po' ha letto qualcosa è chiaro che si fa in base, qual è il mezzo per identificare se una persona ha un reale bisogno? Attualmente c'è l'ISEE, è fuori discussione che se io faccio riporto su un'attività commerciale, la intesto a mia moglie o mio figlio, e io ho l'ISEE a zero, quindi approfitto di queste cose. Moralmente non dovrebbe essere giusto, però va bene. Quindi che cosa bisognerebbe fare per contrastare anche questi fenomeni? Stilare, so che potrebbe essere una situazione veramente, non brutta, fastidiosa, stilare una sorta di graduatoria, di lista di persone che hanno una reale necessità e quindi attivarsi nei confronti di queste persone, avere un occhio particolare delle famiglie disagiate, della famiglia in genere, ma in particolar modo delle famiglie disagiate. Poi consideriamo anche il problema della mancanza della mancanza di case di per sé, ma fare delle politiche che vanno in direzione alle giovani coppie, per esempio, oppure anche in questo caso ci sono delle situazioni un po' al limite per quanto riguarda per esempio le case popolari. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Snellire le procedure di assegnazione delle case, stilare delle graduatorie corrette e quindi fare in modo da poterle assegnare il più velocemente possibile. Un'altra situazione che può andare incontro, un altro punto che può essere da argine a una situazione difficile delle famiglie, e mi riferisco a Giorgio D'Azzardo, l'anno scorso credo insieme a Anna Maria sul Giorgio D'Azzardo abbiamo fatto lei scrisse un articolo, abbiamo partecipato e qualcuno ha aderito anche all'iniziativa che mette poi in campo sul fatto di togliere le slot machine dal proprio bar, e quindi si potrebbero attivare delle politiche da parte dell'amministrazione comunale, incentivare il bar a togliere le slot machine e avere una forma di compensazione, diciamo, del mancato guadagno. Non lo so, mi viene da pensare un abbattimento di una tassa, di un qualcosa che va a favorire appunto togliere ad eliminare le slot machine dai propri bar. Quindi dicevo che sono sicuramente situazioni che si possono attuare.